Che questa Arianna mi sta proprio antipatica, eh. Noiosa veramente, non so come facciano a seguirla. Beh, salve fate di Alfea, come va? Come state? Spero tutto bene. Se tu lo vuoi, tu lo sarai. Sono sempre io, la vostra fata preferita. La vostra vicina di casa, colei che vi svela i segreti per quanto riguarda i capelli. Oggi andremo a reagire ai capelli di Ariane Makeup. Ne abbiamo parlato qualche reaction fa di lei, ma era una reaction per quanto riguarda i TikTok. Oggi è mica video specifico sulla nostra Arianna. Io direi di incominciare con una chiamata. Chissà mica se la nostra Arianna è sveglia, se sta facendo qualcosa. Io spero di non disturbarla. Ciao amo, ti disturba? Cos'hai? No, Io tutto bene, sto registrando la tua reaction. Vuoi salutare in diretta le persone? aspetta che stoppo, che qua stavo guardando un film. Che devo Non fare? lo so, mica, saluta. Ciao, ciao a tutti! Sente tesoro, ora sei anche all'interno del video. Ora inizio la reaction, poi ti avviso appena finisco. Va bene, ciao tesoro, ciao ciao. Prima mica di cominciare col video, volevo fare un nuovo format qua sul canale. Mi piacerebbe aggiustare i vostri capelli, però vorrei fare dei lavori proprio di color correction. Se magari avete decolorati i capelli, siete di 3000 colori diversi, oppure come nel caso che andremo a vedere di Arianna, avete una situazione un po' particolare, io vi lascio qua questo indirizzo email che è adibito solamente a questo scopo. Vi chiedo di non mandarmi messaggi su consigli, eccetera, per quello potete scrivermi su Instagram, cerco sempre di rispondere a tutti. Fare i capelli ad alcune di voi, però lavori di color correction, lavori difficili, vado ad aiutarvi, ma soprattutto vorrei fare dei lavori difficili per mettermi alla prova. Diciamo che mi manca un po' questo aspetto del salone e quindi vi lascio questo indirizzo email che ho creato proprio per questo motivo. Quindi amiche, come vi ho detto, oggi andremo a reagire ai capelli della nostra Arianna, perché le è successo veramente veramente di tutto e all'interno di questo video vedremo che cosa le è successo, ve lo racconta la vostra fata preferita. Quindi io mi sposto di lato e iniziamo con la reaction di oggi. Vi lascio il video qua dove spiego tutta la situazione, dove andiamo ad analizzare uno dei suoi TikTok dove ne parla. Buongiorno, benvenuti nel mio primissimo vlog. Sono le 8:30 e oggi verrete con me a sistemare questi capelli che mi stanno facendo dannare. Ma che c'è sta in frigo? Arianna mi ha scritto su Instagram e ci siamo appunto scritti prima che lei andasse dal parrucchiere a Roma, dove abita lei, a farsi sistemare perché voleva un mio consiglio. E ovviamente io son stato super felice di aiutarla perché è una cosa che mi piace tantissimo e sono contento che lei non si sia offesa per quella reaction, perché come vi ho detto tante volte le reaction vengono interpretate in modo negativo, anzi lei è stata super gentile, super carina, una persona veramente veramente brava, e vi lascio anche il suo canale YouTube qua sotto dove lei poi ha caricato il video. Come vi ho detto, le sono stati decolorati tantissimo i capelli, sono molto molto rovinati e lei quindi ora ha aspettato tanti mesi e ha tantissima ricrescita, come potete vedere. La sua ricrescita è anche abbastanza scura, quindi quello che lei dovrà andare a fare è schiarire quella parte scura. Quindi stiamo già parlando di un lavoro molto complicato, di un lavoro di color correction. Perché? Perché i parrucchieri in questione dovranno andare a schiarire solamente il pezzo scuro, il decolorante non deve arrivare alle altre parti perché altrimenti finirebbero completamente spappolati e si dovrebbe rasare a zero come Britney Spears. Quindi devo dire che la situazione è molto 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 delicata. Tostiamo il pane. Ah, mettiamoci comodi. Dunque, che cosa andrò a fare oggi? Intanto faccio una breve, come si dice? Faccio una breve sintesi di cosa mi è successo ai capelli per chi ancora non lo sapesse. Dunque, qualche mese fa andai da un parrucchiere per andarmi a sistemare la ricrescita. Il problema è che sbagliarono a farmi la decolorazione, quindi praticamente i miei capelli iniziarono a sciogliersi come neve. Già, è stato terribile. E quindi niente, da quel momento dovetti andare dal parrucchiere praticamente una volta a settimana, perché io a casa i capelli non li potevo praticamente lavare, perché cioè erano paglia, erano distrutti. Già io sono negata a trattare i capelli, quindi detto, meglio evitare, e quindi andavo costantemente ogni settimana a farmi un trattamento e a sistemare. Poi ovviamente mi tagliarono i capelli un po' più corti per farli ricrescere al meglio, però cioè, la cosa non è tanto servita. Poi
con il passare del tempo i miei capelli iniziarono a migliorare con i vari trattamenti e comprai dei prodotti specifici per poterli lavare a casa. Molto spesso andavo dal parrucchiere per farmeli fare, perché io sono negata a farmi i capelli, cioè non c'ho pazienza. E poi loro li fanno nettamente meglio. Però oggi è arrivato il giorno definitivo, perché all'inizio non potevo assolutamente tingere i capelli, cioè dovevo solo fare trattamenti, non potevo fare altro. Infatti c'è una ricrescita assurda. Mentre finalmente oggi è il gran giorno, che cosa andrò a fare? Io cercherò di spiegarvelo quanto più o meno per diviso. Cercherò di spiegarvelo nella maniera più semplice, cioè poi magari ve lo spiegheranno meglio le ragazze in negozio. Ve lo spiega zia Nico, amiche, che cosa sto andando a fare. Io intanto mi vado a bassa, aspettate che mi aggiungo un cuscino qua. Cioè, sono alto 1,82 m per niente. Eccoci qua. Ora mi vedete meglio, vero? Cioè, se volete vi spiego come mettere il mascara, ma come fare i capelli no. Che poi, amica, fun fact, speriamo di vederci presto con Arianna, perché come vi ho detto è una persona molto molto gentile, super super brava in quello che fa, e spero di aspettarla. Non so un motivo, non... Spero di aspettarla il prima possibile qua a casa, così magari facciamo un video assieme. Che dite? Fateci sapere se volete un video con la nostra Arianna. Di ricrescere al meglio. E andrò ad applicare delle fasce biadesive qui davanti per creare volume. Quindi andrò ad applicare dei capelli veri. Però non saranno i miei veri. E poi, amica, perché vi spiego, praticamente il taglio che le hanno fatto la volta precedente era un taglio un po' particolare. Le hanno fatto questo taglio, magari vi lascio la foto qua, sfilato, che sì, è carino, però nel momento in cui li devi far ricrescere diventa un casino, perché le hanno sfilato tutta questa parte qua davanti, e quindi alla parte davanti corte, dietro più lunghi. Quindi che cosa andranno a fare i parrucchieri? Ma ora lo vediamo all'interno del video. Vanno ad applicare delle extension solamente qua, in modo tale da poter pareggiare o addirittura avere la parte più la parte dietro più corta e poi davanti un pochino più lungo. Andrò a decolorare, però ovviamente non tutti i capelli, cioè solo alcun tipo a mo' di mesh. E poi penso che faranno il taglio carré come ce l'avevo una volta. E niente, sono emozionata e allo stesso tempo sono anche spaventata, perché ovviamente sono ancora rimasta traumatizzata dall'ultima volta. Un po' di ansietta ce l'ho, ansia, molta ansia, ecco, ansia. Un po' di contorno occhi, maschera labbra, perché sennò le mie labbra mi fanno ciao 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 ciao. Io lo metto così a puntini, mi sembro un dalmata. Amiche, questa tecnica di mettere il fondotinta mi uccide, perché l'ho vista solamente da lei, non mi appartiene sicuramente, anche perché io vado a metterne forse 5 kg in più rispetto a quello che lei mette di fondotinta. Un po' di cipria va sempre messa, anche quella trasparente, cioè così non alterate i colori. Ok. Zia Nico, purtroppo da quando è qua a Milano la pelle è desertica, la cipria ne mette ma un velo. Infatti nell'ultimo video mi avete detto: Nico, sei molto lucido. Lo so, ma preferisco l'effetto Korean così. Allora, sono qui. Ci siamo. È arrivato il momento, quello che desideravi da tanto. Mamma mia, sto piangendo. Amiche, comunque, consiglio numero uno per la nostra Arianna: quando vede al parrucchiere, mai maglioni a collo alto, mai camicia, il collo deve essere sempre libero, neanche una camicia del genere, darebbe fastidio, anche se poi questa è una giacca, non è una camicia. Mi raccomando, sempre il collo libero, così che si possa lavorare bene, bene, bene. Ripristinare il colore. Allora, io un po' stamattina l'ho spiegato, cioè, in teoria dovreste andare a... Vediamo se hai imparato bene. Riprendere qualche ciocchetta. Intanto anche riprendo un po' il taglio, quindi per far crescere i capelli. E riprendere qualche ciocchetta e poi andare ad applicare delle fasce biadesive. Andremo ad aggiungere degli strass di luce. Perdonatemi, sarò un po' shady in questa parte, però quando utilizzano questo gergo un pochino particolare, devo dire che io non mi trovo mai d'accordo. Un po' come quando, non lo so, amiche, non so se vi capita mai di sentire la televisione, parlano della politica e utilizzano questi termini, non lo so, incredibili, ma in realtà si sta parlando di cose molto molto base. Questi strass di luce, mica mesh, classiche mesh, ciocche, schiariture, come volete chiamarle, strass di luce, così, non so, tipo Enchantix. Vedere il risultato finale. Adoro, aiuto. Vabbè, lo sapete che un po' sono spaventata, perché vabbè, dall'ultima volta c'è un po' il trauma. Se
sono contento che stiano utilizzando Olaplex all'interno delle miscele, perché lo sapete, importantissimo per me, è un prodotto che io amo e che di quali vi parlo sempre. Come potete vedere, amiche, stanno prendendo delle sezioni molto molto sottili e stanno applicando il decolorante con precisione. Mi sembra che lo stiano applicando molto molto bene, perché lo stanno applicando solamente nella parte scura, mi raccomando, importantissimo. Abbiamo finito? Sì, sì, ok, andare. Grazie, grazie mille, ciao, ciao, ciao. Ora devo fare ancora un bagno di colore e poi passiamo al taglio. Ok, le stanno applicando dell'antigiallo, non so se effettivamente poi le abbiano applicato anche un tonalizzante, non lo so, forse le hanno fatto solo l'antigiallo, I don't know. Ok, direi tinta fatta, andiamo a tagliare, 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 tagliare. Adesso si procede con l'applicazione delle pasta biadesive. Allora, devo dire, amiche, che queste fasce biadesive non le ricordavo così. Allora, premettendo che io non sono un extension expert, non ho studiato per mettere delle extension, sì, mi piacerebbe, devo fare dei corsi, ma non è così facile trovare in Italia gli stessi corsi che fanno in America per l'applicazione delle extension, perché mi piacerebbe fare un corso completo dove le impari tutti i metodi, non che devi andare, non lo so, da X a imparare quella tessitura, di là quelle biadesive, di là quelle a cheratina, perché sono tantissime, cioè in America ne mettono anche 6-7 tipi diversi di extension, qua invece siamo ancora molto molto indietro per quanto riguarda l'applicazione. In questo caso io ricordo che le extension biadesive vanno applicate una parte, praticamente vi spiego, va preso una parte, questa facciamo che è la sezione, ve ne va messa una sotto, questa in mezzo diciamo, e l'altra sopra, un po' come se fosse chiusa a panino, capito? Una sotto, una in mezzo c'è il capello e l'altra sopra, che chiudono così. E poi ora stanno andando con lo sfilzino a tagliare queste extension. Io non so se abbiano fatto anche il resto del taglio, perché dovevo sistemare anche il resto del taglio con lo sfilzino. Amiche, quando si va a tagliare un capello fortemente decolorato, come potrebbe essere il mio, come quello di Arianna, un capello che comunque è molto anche elastico per via delle decolorazioni eccetera, mai 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 usare lo sfilzino. In questo caso, se si devono tagliare solamente delle extension, si può utilizzare lo sfilzino, ma se si tratta di capello naturale decolorato, assolutamente no, perché lo sfilzino va a grattare la superficie del capello. Cosa succede? Che il capello decolorato è un capello elastico, quindi se io lo prendo è leggermente elastico, quindi cosa succede? Che andando a grattare il capello non si taglia subito, ma fa resistenza, proprio perché ha questa consistenza molle, quindi facendo così vanno a formarsi molte più doppie punte, vanno a rovinarsi e incresparsi tantissimo. Invece si può ottenere lo stesso identico risultato utilizzando le forbici, che io infatti utilizzo sempre, penso di averlo utilizzato forse una o due volte in vita mia lo sfilzino, e non mi piace. Sono appena tornata a casa, come potete vedere ho fatto un cambio outfit e anche trucco, perché sono andata a scattare alcune foto che sicuramente avrete già visto sul mio profilo Instagram. E niente, che dire, raga, sono strafelice, finalmente ho... Allora, amiche, devo dire che il risultato finale mi piace tantissimo, soprattutto perché, come vi ho detto, era un lavoro molto molto difficile questo di Arianna, perché il rischio di friggerle i capelli, amiche, non era dietro l'angolo, era proprio superato facendo un passo lì dietro, avete capito? Lì c'era il danno, quindi il rischio di rovinarle i capelli era proprio immediato. Sono contento che abbiano fatto un bel lavoro su Arianna, mi è piaciuto anche il fatto che abbiano utilizzato la tecnica dell'extension per allungare quella che è la parte davanti dei capelli di Arianna, e questo taglio un pochino più lungo, perché trovo che le sia meglio al viso piuttosto che quello che aveva precedentemente. Per quanto riguarda il colore, lo stesso, trovo che stia bene bionda, quindi niente da dire, assolutamente, secondo me hanno fatto un ottimo lavoro. L'unica
l'unica cosa, lo sapete, lo sfilzino, un po' così. Siamo al termine del video di oggi. Fatemi sapere se avete imparato qualcosa di nuovo e che dire. Trovo che abbiano fatto, vi ripeto, un bel lavoro. Ora l'unica cosa che deve fare Arianna è concentrarsi tantissimo sui trattamenti, ma lei lo sa, mi può scrivere quando vuole. Io sono super felice che abbia deciso di scrivermi, ci stiamo scrivendo appunto anche su WhatsApp. Speriamo di averla qua tra il mondo delle fate presto, mi farebbe super super piacere. E niente, io vi mando un big kiss e ci vediamo al prossimo video. Ciao!